Nato a Pisa verso il 1115, nel periodo aureo della Repubblica Marinara, da una famiglia di agiati mercanti, mentre era destinato a continuare l'azienda paterna, si diede ad un'intensa vita spirituale e verso il 1140 si imbarcò per la Palestina, deciso a imitare Cristo, proprio là dove aveva vissuto. Vi rimase per 13 anni, visitando tutti i luoghi santi, elemosinando il cibo e dimorando preferibilmente sul Calvario presso il Santo Sepolcro, dove un sacerdote gli diede una rozza tunica da eremita. Fallita la seconda crociata nel 1153, Ranieri dovette tornare a Pisa, dove fu accolto con rispetto dai canonici del Duomo e dal popolo. Dopo un anno trascorso nel monastero di Sant'Andrea, si trasferì a San Vito, svolgendovi un'intensa attività apostolica. Col consenso del clero, pur essendo un semplice laico, aveva il permesso di predicare perché con la sua parola attirava le folle e operava conversioni. Il suo biografo, il canonico Benincasa, che era stato il suo confidente, racconta che fin dalle prime ore del mattino c'erano persone che lo aspettavano e a volte restavano fino a tarda sera per ascoltarlo e sperimentare i suoi poteri taumaturgici. Ranieri morì il 17 giugno 1160 ed era tale la fama che lo circondava che fu subito acclamato santo. Il suo corpo fu portato in Duomo processionalmente, col clero in testa, e sepolto nella cappella del Santissimo Sacramento. Ne fu composta l'ufficiatura liturgica e fu dichiarato patrono della città e della diocesi. Nel 1628, il 17 giugno, fu considerato festa di precetto per i pisani. A canonizzare Ranieri sarebbe stato Alessandro III, che fu papa dal 1159 al 1181. Ogni anno, alla vigilia della sua ricorrenza, migliaia di luci si accendono lungo l'Arno per onorarlo. È la plurisecolare luminaria pisana, seguita il giorno dopo dalla regata storica.